Partita del cuore bianco-azzurro, è tutto pronto, ma si spera adesso in una risposta della città. Sì, questo sicuramente. Intanto è arrivata una grande risposta da parte di chi parteciperà alla manifestazione. Mi riferisco ovviamente agli ex calciatori dell'Agragas, gli ex allenatori dell'Agragas. Qui accanto ne ho uno che presenterà insieme a me questa manifestazione, di cui ringrazio già anticipatamente. Ex dirigenti, ex direttori sportivi. È stata ad oggi una. Si sta rivelando come una grandissima manifestazione dai grandissimi contenuti. È la festa dell'appartenenza innanzitutto, quindi l'occasione per riunire tutti i tifosi dell'Agragas, tutti i tifosi agrigentini, anche delle altre discipline sportive, perché ricordo hanno aderito a questa manifestazione anche le maggiori società sportive della città dei Templi. Mi riferisco alla Fortitudo Moncade, e in questo ringrazio ovviamente pubblicamente il presidente Totò Moncada, coach Franco Gianni, il DS Maier per la loro immediata disponibilità, così come ha fatto la Pallavolo Aragona, dal presidente Dino Di Giacomo al tecnico Eliseo con tutte le giocatrici e la società in toto, così come l'Agragas Futsal, la Pallamano Girgenti o anche qualche atleta di spicco come Giussi Parolino piuttosto che Giancarlo La Greca, Liliana Scibetta e altri personaggi importanti dello sport agrigentino che con la loro presenza non fanno altro che testimoniare l'importanza di questa manifestazione, anche perché voglio ricordare che ci sono degli aspetti ancora più importanti dello sport in se stesso, della festa del popolo biancazzurro, che è la solidarietà. Quest'anno la mensa della solidarietà ad Agrigento compie 20 anni, quindi una realtà molto ma molto importante che ha già dato ampia dimostrazione della propria capacità, del proprio volersi mettere a disposizione degli altri. Quale regalo migliore se non devolvere gli incassi a questa meravigliosa realtà? Ecco, adesso bisogna recarsi allo stadio. Il messaggio di Alessandro De Caro. Ma io invito tutti gli sportivi e non ad essere presenti allo stadio, perché la partita nella partita, la vera nostra partita non è quella nel rettangolo di gioco dove si esibiranno gli ex calciatori o gli aspiranti calciatori, ma è la partita della solidarietà. Noi dobbiamo fare più incasso possibile, quindi portare tanta gente dentro lo stadio, far sì che questi soldi vanno a finire ad un aspetto importante di Agrigento, che è la mensa della solidarietà di Agrigento, che dà cibo e dà da mangiare alle persone che hanno più bisogno. Io sono stato molte volte alla mensa solidarietà a dare il mio contributo, lo farò da tecnico dell'Agragas ex, ma lo farò contribuendo anche a pagare il biglietto, perché io voglio essere presente non solo con la faccia e con le gambe, ma con il denaro, quindi comprerò almeno 10 biglietti che li darò poi ad altre persone che entreranno allo stadio, e io devo contribuire con le mie 50, 60, quelle che sono, per dare sì spazio a questa realtà importante che è la mensa della solidarietà. E la cosa più fondamentale a mio avviso non è tanto l'aspetto spettacolare dell'evento, ma è l'aspetto finalizzato a qualcosa di interessante. Oggi tutti ne parliamo, quindi invito gli sportivi a essere presenti e non chiedete accrediti, non venite a bussare alle porte per entrare gratuitamente, evitate di comprarvi le sigarette, evitate di prendere 2 caffè al giorno, sembrano fesserie, mettetele da parte, ci sono 5 euro, venite allo stadio, ci divertiremo assieme e faremo qualcosa di interessante. Ecco, ricordiamo l'appuntamento. Lunedì 17 dicembre alle ore 14:30 allo stadio Asteneto d'Agrigento. Se venite con mezz'ora di anticipo, 45 minuti di anticipo, troverete i bambini delle scuole calcio di Agrigento che giocheranno tra di loro e faranno da apripista all'evento più importante, che sono gli Agragas Legend, che affronteranno le All Stars Sicilia.